Buonasera. Come altre volte sono qui alla Fontana di Trevi perché è un momento, è un punto dove un po' di acqua che scorre forse serve a tranquillizzare un po' quello che sto per dirvi, che in realtà dovrebbe essere gestito o sentito o detto in maniera minimamente incazzata. Vi aggiorno velocemente. Stiamo portando avanti in parallelo la legge di bilancio e il decreto aiuti quater, e poi insieme ci sono anche un altro paio di decreti, fra cui per esempio quello 31 ottobre dove abbiamo inserito anche il famoso emendamento, quello per esempio per la cancellazione delle multe per l'obbligo vaccinale, no? Quindi numerose cose, però quello lì è facile. Diciamo, quelli che non sono esattamente facili sono la legge di bilancio e il decreto aiuti quater. Per intendersi, l'aiuti quater è quello che ha dentro le questioni legate al super bonus. Allora, l'aiuti quater, che pure è più semplice, che viene gestito dalla commissione bilancio e basta del Senato, quindi direttamente da quella dove lavoro io, ha 660 emendamenti. La legge di bilancio stiamo facendo al momento ancora le audizioni, probabilmente ce ne saranno 3.000 di emendamenti o 2.000, non lo so, qualcosa di simile. E da questi bisogna fare velocemente il solito percorso, quello che c'è la presentazione degli emendamenti, dopodiché su questi, per esempio limitandosi al decreto aiuti 4, su questi 660 emendamenti depositati bisogna scegliere quali sono quelli meritevoli di essere ulteriormente difesi. Per il decreto aiuti 4 si è stabilito che siano 150. Il fatto che siano 150 comporta che alla Lega ne spettano 21, quindi significa meno di un emendamento a senatore. Io sono relatore, quindi in teoria potrei anche presentarne degli altri, ma è ovvio che per farlo devo cercare di raccordarmi con il governo, con gli altri partiti di maggioranza, in modo tale da riuscire avere un minimo di coordinamento per riuscire a non fare scemenze e portare le cose fatte tutte assieme. Perché? Perché è evidente che è un po' differente quando sei in maggioranza rispetto a quando sei in opposizione. Perché quando sei in opposizione tu puoi presentare 8 milioni di emendamenti che 99,9999 su 100 non vengono approvati, e quindi sono, così si dice, gratis. Cioè non costa nulla uno che l'opposizione presentare un emendamento dove si dice che dai un fantastiliardo a questo, a quest'altro, a tutti i comuni, iniziando da Albairate per finire a Zingonia, no? E così via. E poi dopo andare sui social a dire: ecco, io avevo fatto un emendamento che dava i soldi a Pizzo Calabro, invece questi sono cattivi, non me l'hanno votato. Ve l'ho spiegato tante volte, quelle sono propaganda grillame, propaganda spicciola, cioè presentare degli emendamenti che sei sicuro che non passano. Io quando presentavo gli emendamenti, per esempio, per far finire prima il Green Pass, no, similari, era perché contavo che ci fossero delle possibilità, no? Cioè mettevo in difficoltà i grillini. Invece uno può presentare gli emendamenti su qualsiasi cosa, anche tu che in questo momento ci stai seguendo, no? Che dice: guarda, si dà 1 milione a te che stai seguendo. Tanto non c'è gli altri non saranno mai tutti d'accordo per poterlo fare, e lui fa bella figura con te, no? E tu puoi andare a dire: ma guarda te, guarda, c'era questo che mi aveva fatto questo bel emendamento che mi dava i soldi, e invece niente. Quindi ne spettano 21, il budget è pressoché zero, quindi non è che c'è possibilità di metterci dentro soldi aggiuntivi, e dall'altra parte c'è una questione spinosa come il super bonus, che andrà gestito ovviamente con un testo governativo, perché la questione deve essere ovviamente condivisa. A fronte bisogna portare avanti tutti gli emendamenti della finanziaria. Bene, ma secondo voi
cercare di fare delle cose fatte bene, vale a dire presentare degli emendamenti che abbiano delle ottime possibilità di poter essere approvati. Quindi li fai, devi andare a casa di Fratelli d'Italia, devi andare a casa di Forza Italia, devi andare nei vari ministeri a vedere va bene così, cosa faccio, lo cambio, può essere plausibile, c'è qualcosa che osta, no? E similari. È una cosa semplice o è un gran casino? Ma soprattutto, per farla bene, per fare bene questo mestiere, ma secondo voi credete che sia una cosa plausibile prendere e farla da solo? Cioè, 660 emendamenti solo per questo decreto, dove magari per quelli dell'opposizione o presentati dagli altri partiti ci sono delle cose interessanti, quindi dovrebbero essere studiati uno per uno, cercare di capire se funzionano, cosa si può fare, come si può cambiare, e intanto cercare di metterli d'accordo, tutto in 5 giorni. No? Ma è naturale, è ovvio, cosa vuoi fare? E mentre tu sei da solo, perché io in questo momento non ho neanche uno straccio di assistente, quindi io sono da solo, avete mai provato ad andare in un ministero? Provate ad andare in un ministero. Sono legioni. Andate in un ministero qualsiasi. Innumerevoli piani, corridoi a perdita d'occhio, ognuno con le porticine, dentro le porticine sempre 3, 2, 1, 4. E senza contare poi dopo le sedi distaccate. Legioni. Questo è il potere esecutivo. Quello che volendo va in mano ai tecnici, perché il ministro può tranquillamente anche essere un tecnico, no? E spesso e volentieri lo è stato. Viceversa, quelli che leggete voi, vale a dire io, no? Gestirsi centinaia di emendamenti da solo senza uno straccio di segretaria, arriverà forse, arriverà, in tempi assolutamente ristretti, senza nessun tipo di staff. Una volta i partiti avevano il loro personale, quando c'era il finanziamento pubblico ai partiti. Oddio, i 49 milioni, cose di questo tipo, che tutti, no, ovviamente prendevano, ma a buon diritto, in modo tale che si riusciva a fare una struttura di partito. E quindi tipo, il partito avrebbe potuto aiutarti a gestire queste cose, no? Ma non c'è più. E quindi? E nel di mezzo di questa situazione in cui una volta poi erano, la volta scorsa erano un po' di più i parlamentari, quindi magari nella tua commissione c'erano più persone che ti potevano aiutare, no? Si dividevano gli emendamenti, ci si divideva i compiti. Nella commissione bilancio in questo momento in Lega siamo in 3. Io, il senatore Dreosto e la senatrice Testor. Bravissimi! Ma siamo in 3. Ora, questa settimana io ho dovuto discutere con un po' di gente per il famoso bonus, che peraltro non è neanche del Senato, è della Camera, quindi in teoria io non c'entrerei assolutamente nulla, di 5.000 euro per l'acquisto di computer, prodotti di segreteria, elettronici, no? E così via, nel corso della legislatura, quindi in 5 anni. Apriti cielo, senatore, io le voglio bene, ma capisce, in questo momento 5.000 euro sarebbe stato un bel gesto, invece dire ah no, i poveri li diamo alle scuole, li diamo a così questo tipo, perché mi spiace, vuol dire non aver capito nulla. Non sono i 5.000 euro, ci vorrebbe un fattore 100 per riequilibrare i poteri. Il vostro rappresentante, che sarei io, per riuscire a avere un minimo di contrasto fatto serio rispetto a tutte le strutture dello Stato che invece non rispondono direttamente a voi,
e che producono commi, che producono sotto articoli, sotto emendamenti, no? E così di questo tipo. Ma dovrei avere ma almeno 40 persone che mi lavorano sotto per cercare di riuscire a tirarne fuori, a tirar fuori qualcosa di fatto bene, di studiato bene. No, la grillanza vi ha talmente fumato il cervello che state lì incassati a pensare a 5.000 euro, io mi devo pagare il computer, invece tu c'hai questo privilegio, il beneficio di 5.000 euro per l'attrezzatura d'ufficio. Ma chi se ne frega del privilegio dell'attrezzatura? Ma voi credete che il problema sia il telefonino che uno si prende? Perché c'è qualcuno che, sicuramente fra i miei colleghi, che ragiona così, sono anche i miei colleghi che lavorano male e che quindi magari con quei soldi, che cazzo ne so, magari si comprano il televisore. Ma al di là di quello, per fare le cose bene, una delle battaglie che noi dovremmo fare è riequilibrare il peso dei poteri, riuscire a riportare il peso del legislativo, vale a dire il peso del Parlamento, vale a dire il peso dell'unico fra i poteri che voi eleggete, in modo tale da poter contrastare gli altri. Quanta gente c'è in un tribunale? Quanta gente c'è in un qualsiasi ministero? Tutto quel personale che vedete alla Camera, gli assistenti parlamentari, i commessi e così, non è che sono lì a smazzarsi gli emendamenti, sono lì a far funzionare il palazzo, a tenere l'ordine, a vedere che le commissioni siano ordinate, che va tutto bene, no? No, ma non lavorano per me. Come presidente di commissione, cosa che non sono, in passato avevo un piccolo staff, vi ricordate, qualche personaggio che poi magari avete anche conosciuto sui social e similari, era in totale un esperto, quello lì, che ben conoscete, quindi un esperto di diritto, un assistente e una vice assistente quando non c'era la titolare part time. Ecco, già quello lì era tutto l'enorme scudo di personale con cui potevo fare per gestire da presidente la commissione bilancio. Da capogruppo in commissione bilancio non c'ho nulla, no? Ma non è che perché sono io, gli altri uguale. Il sistema è clamorosamente sproporzionato nei confronti dell'esecutivo o degli altri poteri a danno del potere legislativo. Perché? Perché questo lo leggete voi, quegli altri no. Ma voi avete mai fatto la battaglia per dire riduciamo gli stipendi di quelli che lavorano nei ministeri, riduciamo gli stipendi dei magistrati? Ma va, ovviamente no. L'unico obiettivo, no, di questa bella cosa che sono riusciti a piantare in testa a tanta gente è il vostro rappresentante. Indebolite il vostro rappresentante e otterrete il sogno della teocrazia, della tecnocrazia, il sogno di quelli che, a cui voi date fastidio perché magari voi votate le persone che a loro non fanno piacere, e quindi per sterilizzare questo rischio, legioni di persone in Banca d'Italia, legioni di persone alla Consob, legioni di persone in tutte le diverse autorità. La Banca d'Italia ovviamente non puoi neanche pensare di toccare qualcosa fino a che non gli cambieremo forse magari la governance, ma non si può ovviamente fare nulla perché decide la Banca d'Italia, poi il Presidente della Repubblica, legioni al Quirinale, quelli che invece votate voi, niente, devono correre come adesso, con aggiunto l'ultima cosa, e lì è colpa anche nostra, perché io ero contrario, ma è talmente tanto immersa questa idea, no, nella vostra testa, che anche i vostri rappresentanti hanno avuto paura, no? E quindi, dato che voi lo volete, i vostri rappresentanti lo vogliono, e c'è stato il taglio dei parlamentari, perché oltre al taglio dei parlamentari, ripeto, votato da tutti,
Poi c'è stato il referendum e l'avete votato voi, quindi gonzi noi, no, a fare questa bella cretinata. E dall'altra parte però era evidentemente quello che volevate, perché c'è stato il referendum confermativo e tutti a votare per il taglio dei parlamentari. Quindi con questo ulteriore indebolimento dei vostri rappresentanti otteniamo che quello che prima già era una cosa sbilanciata adesso è sbilanciatissima. Ripeto, vi va di pensare che siamo la casta, vi va di pensare che vergogna, 5.000 euro in 5 anni per comprarvi il computer o cose di questo tipo, no? Similari. Guarda, non è neanche la cosa che mi serve di più, volete azzerarlo? Ma azzerate, ripeto, poi neanche ce l'ho perché è la camera. Ma azzeriamolo, ma mettiamo 10 assistenti, come fanno per esempio col Parlamento europeo. Facciamo questo cambio? Siete più contenti? No, perché 10 assistenti, figurati, costano tantissimo, ah, poi chissà che su. Ecco, il risultato invece di tutto questo taglio grillame, no, bisogna tagliare, bisogna ridurre, bisogna togliere il vitalizio, bisogna togliere questo, togliere quest'altro, ottieni che il potere legislativo diventa succube e diventa impotente, perché non riesce a contrastare invece quello che viene prodotto a iosa, a tonnellate, a sfare, no? Da queste specie di antro di Sauron, che invece poi sono i ministeri, che da cui vengono fuori tutte le cose. Qualche volta va bene come questo giro, che per la maggior parte dei casi, grazie al vostro voto, almeno i ministeri spesso sono quasi tutti politici, ecco, mettiamola così. Ma altrimenti tenete presente che il ministero può tranquillamente essere tecnico, come abbiamo visto nella scorsa legislatura. Per cui non lasciatemi da solo quando dico che è una stronzata star lì a puntare il dito contro la fornitura di strumenti di lavoro ai vostri rappresentanti. Io sono il vostro rappresentante, facevo altro nella vita, guadagnavo di più, quindi non venitemi a dire il privilegio e cose di questo tipo. Privilegio no, nel mio caso no, io ho pubblicato tutto a chili dei miei cedolini e così via di quando lavoravo nel privato, quindi io ho già dimostrato, no, che valevo in termini di stipendio, se mi interessasse quello, molto di più di quello che prendo adesso. Io sono qui adesso e ho una grossa opportunità per la mia vita di cittadino, che è quello di fare qualcosa per il mio Stato. Lo faccio in qualità di vostro rappresentante. Quando arrivano le grillate, no? Quindi vergogna, tagliate di questo, non rispondete le solite cavolate dicendo ma vedete, però sarebbe un bel segnale rinunciare a questo, rinunciare a quest'altro. No, sarebbe un bel segnale imparare che i vostri rappresentanti devono essere rinforzati, perché a me potete mandare a casa in qualsiasi momento. Prossime elezioni non mi votate, così come tanti miei colleghi bravi, bravi secondo me, invece sono stati lasciati a casa. Io rispetto il vostro voto, quindi avete voluto votare altri, perfetto. In Toscana 5 Stelle ancora l'11%, va bene, il voto è indiscutibile, avete sempre ragione. Anche se mi lasciavate a casa, cioè se mi davate zero, per me andava benissimo, perché il voto è sempre giusto. Ma i vostri rappresentanti dovrebbero essere messi in condizione di difendervi al meglio, perché siete voi in questo momento che avete la possibilità di essere difesi. Altrimenti, se il vostro rappresentante non è in grado di difendervi, poi non, cosa ci si lamenta che le cose non vanno bene e similare? Perché gli altri a voi non rispondono, gli altri poteri, capito? Quindi fate i bravi, e adesso vedo qua che mi osservano, quindi mi sa che ci sarà qualche
qualcuno di voi da queste parti e vi saluto e tenete presente quello che vi ho detto perché è importante. Io ritorno a lavorare, ciao.